Ciao a tutti, io e Piccettino siamo entrati ufficialmente nel 2020. 2020, fa quasi impressione parlare del 2020, eppure siamo qui. Siamo qui per parlarvi del Tex Willer numero 14. E questa recensione la facciamo dedicata ad Albi Bottecchia, che è un ragazzo che legge Tex, che mi ha scritto e che ci teneva a essere nominato e citato in questa recensione in quanto lettore di Tex. Quindi tutta tua, spero che ti piaccia. Continuiamo. Tex Willer, Paradise Valley. 3 ore 20, 66 pagine. È datata 18 dicembre 2019. Siamo arrivati come al solito un pelino lunghi, ma c'era talmente tanta roba in questo periodo. E eccolo qui, il Tex in versione ridotta, sia per l'età del protagonista, sia per il numero di pagine. Eppure tanta, tanta carne al fuoco. Partirei subito con il buon Maurizio Dotti e la sua copertina particolare, oserei dire. Ebbene sì, è una copertina rilassante, è una copertina che in realtà sembra più un'illustrazione. Cioè, noi siamo abituati fino ad oggi a vedere copertine che mettono l'eroe in difficoltà, che danno un senso di azione, un senso di terrore, un senso anche di oppressione, un senso di qualcosa che sta per succedere. Qui Tex sembra più lì a cavalcare, a guardarsi, a godersi un attimo di riposo sopra questo spuntone di roccia con questa valle e questo sfondo completamente di natura. È una copertina strana in un certo senso, che non ti aspetti da Tex. È una copertina quasi meditativa, non lo so. È come se Tex tirasse un attimo il fiato dopo 13 volumi in cui è successo di tutto. Cosa che sappiamo benissimo non sarà così, in quanto questa storia non gli permetterà di tirare il fiato più di tanto. Eppure la copertina dà un senso di relax. A me è piaciuta molto. Se inizio non ero convintissimo, devo essere sincero, che diceva che strana copertina, cioè Tex dovrebbe dare un senso di pericolo, di azione, di avventura. Questo è un cowboy, fondamentalmente, che guarda questo fiume. Non c'è niente di pericoloso in sé, non c'è niente di strano, niente di appostato, è un po' la quiete prima della tempesta, ecco, diciamolo così. Vista sotto quest'ottica, potrebbe anche andare. Così è solo una copertina molto bella, ma poco iconica, poco incisiva per certi versi. Non che sia brutta, perché non è una brutta copertina, però risulta un po' strana, cioè un Tex tranquillo, in una situazione che raramente capita e che raramente, secondo me, funziona per promuovere una storia. Cioè, è come se questa copertina ti dice guarda, guarda che bello il West, è così, una cosa del genere, guarda che belle queste praterie. Però è strana, ecco. È una copertina spiazzante. Sicuramente è ben fatta, ma spiazzante. Quindi Tex Willer, oltre a portarci un giovane Tex, ci porta anche dei concept un po' particolari, che secondo me sono anche divertenti, vanno capiti un attimo. Quindi, vabbè, Dotti fa il solito lavoro della Madonna, perché vabbè, devo anche aggiungere qualcosa, veramente. Però è proprio strana la copertina, bella, davvero bella. La chiamerei La quiete prima della tempesta, perché poi c'è la parte successiva di questa storia con l'altra copertina di cui parleremo a tempo debito. Questa era la copertina. Ovviamente abbiamo un bel riassuntone, perché comunque Tex Willer non è chiuso in piccole capsule di storie chiuse nel loro svolgimento e poi ricominciamo. No, Tex Willer segue un arco temporale. Succedono n cose e queste n cose si accumulano nella storia del personaggio, come potete vedere qua. Questa però è una storia che inizia qui, quindi un nuovo lettore può prendere tranquillamente questo volume, ve lo dico prima. Abbiamo poi delle spiegazioni qui, sempre a cura di Mauro Boselli, in cui ci spiega un po' Carson, Montales, rivedremo alcuni personaggi. Insomma, ci sta spiegando come questo Tex Willer, pur non avendo i pard, perché non se li può permettere in questo momento, ci permetterà comunque di vedere personaggi storici. Arkansas Joe con la stella numero 2, se non sbaglio, 1 forse, no, 2, e Kit Carson con la stella Ranger numero 1, se non mi ricordo male sono questi i numeri, e Tex prende la numero 3, se non mi ricordo male. Ecco, vedremo questi personaggi. Vedremo il giovane Carson, che sapete io amo la follia. Quante volte avrò citato il passato di Carson come storia che io adoro la follia. Ecco, rivedremo questo tipo di. E mi piace davvero. E qui abbiamo le prime novità. Allora, ai disegni abbiamo Pasquale Del Vecchio.
disegni uno stampo classico, molto molto belli, molto molto incisivi, che devono sottolineare anche problematiche fisiche di alcuni personaggi, che comunque devono essere molto espressivi, perché abbiamo a che fare con i mormoni, che sapete essere molto docili, molto tranquilli, eppure ci sarà da fare. Abbiamo un ambiente che è molto cittadino anche in questo caso, perché si passa dal Tex che cavalca nelle praterie che corre dietro al povero rapito, insomma, ce n'è quanti ne volete. Ed è tutto molto, tutto molto molto scorrevole. Faccio vedere una vignetta che mi piace tantissimo, questa che sale. E insomma, è un Tex veramente ben fatto, ma guardate che belli i volti anche di Tex. Davvero bello, scorrevole. I disegni raccontano moltissimo. C'è una parte molto bella che non capirete all'inizio, ma vi spiegherà Tex appena dopo, ed è molto interessante. I dettagli dello zoccolo che rompe il legnetto, il Tex. Cioè, è un Tex classicissimo, niente di più e niente di meno, ma molto 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 bello. Guardate le sparatorie. Insomma, classicismo allo stato puro su un Tex un po' diverso dal solito, quindi Pasquale Del Vecchio sugli scudi, veramente bello, entusiasmante e anche fresco per certi versi da sfogliare, quindi notevole. Storia, Pasquale Ruju. Attenzione, cambia un po', arriva Pasquale Ruju. Pasquale Ruju è un autore che non nego mi sia sempre piaciuto molto di più in tutto quello che ha fatto fuori Dylan. Dylan Dog l'ha scritto molto bene, forse ne ha scritti tanti, tanto da avere un po' di overproduction, diciamo. Quando si è messo, tra virgolette, a fare cose sue, come Damian, come Cassidy, soprattutto Cassidy che io tutt'oggi ancora amo, ma soprattutto su Tex Willer, ha dato un'impronta veramente bella. Cioè, secondo me su Tex Willer e sulle sue cose dà quel 120%, supera quel 100% che ha dato Dylan Dog e arriva al 120-130%. Qui siamo sul suo 110% più totale. Una storia molto interessante che mischia molto le carte, è un grosso intro, qua si mischiano, cominciano a mettere giù i tasselli. Fondamentalmente c'è un retrogusto di giallo, perché Ruju è molto bravo su queste cose, quindi c'è di mezzo un rapimento di ragazze, c'è di mezzo delle tribù di mormoni, qui c'è l'inserimento e la conquista della fiducia di Tex da parte dei mormoni verso Tex Willer, che si muoverà in un determinato modo, quasi più, non dico piedi di piombo, ma un po' più ragionato di come l'abbiamo visto in altre situazioni, questo giovane Tex. Quindi forse un pochino la crescita, il suo bagaglio sta salendo. È una storia molto interessante perché Tex al momento è quasi più spettatore, sarà risolutivo nei punti in cui serve, ma sarà più spettatore. Anche noi cominciamo a entrare in questo meccanismo di questa storia, che probabilmente ci sorprenderà più di quello che crediamo. Io sono dell'avviso che le sorprese saranno tante. Soprattutto perché Pasquale Ruju è molto bravo a ribaltare, cambiare, invertire le rotte, è bravissimo. Quindi fondamentalmente è una indagine. Tex si mette insieme a questi mormoni che sono stati accusati ingiustamente, lo scoprite quasi subito, ma qui si parla di come si liberano da questa accusa. Intanto vediamo qualche cosa che si costruisce intorno. Tex e il suo rapporto con gli sceriffi. Anche qui c'è una buona cosa che rimane un attimo in sospeso e poi ripartirà, immagino. Insomma, c'è tanto carne al fuoco, come al solito. Meno, diciamo, un Tex giovanile, assolutamente. Però un po' meno spavaldo, sempre bello, bello carico, bello funzionale, un po' meno spavaldo, un po' più ragionato, soprattutto in un'azione che compie, che è geniale, quella che dicevo prima che bisogna lavorarci sopra. E insomma, mormoni, donne rapite, Tex che indaga, cosa volete di più dalla vita? Tex Willer, Paradise Valley, perfetto albo per chi vuole provare a leggere Tex Willer. Questo Tex Willer, eh? Per chi vuole provare a entrare in questo nuovo mondo di questi albetti sottiletta, ma molto belli. Io credo che qui effettivamente una persona possa tranquillamente comprarlo, leggerselo e goderselo. E sì, avere voglia di vedere come va avanti. E purtroppo dovrò aspettare il 18 di gennaio, quindi ce n'è ancora un po', 17 giorni. Quindi, Tex Willer, Paradise Valley,
un album molto divertente, molto interessante, particolare per questa strana copertina, per quanto guardandola sia molto classica, ma strana. Una storia che comincia a dipanarsi piano piano, questo è proprio quasi un lungo intro, quasi un lungo momento di conoscitura, conoscitura si dice, conoscenza, fare conoscenza con i personaggi, inquadrare un attimo i vari ruoli. Sarà una lunga cavalcata. Quindi io do fiducia a Pasquale Ruju, do fiducia a Pasquale Del Vecchio e rimaniamo su questo bel carrozzone. Intanto godiamoci questa rilassante copertina per certi versi. Ciao a tutti e buone cavalcate con Tex Willer. Ciao!